Bella a tutti ragazzuti e benvenuti in questo nuovo video, il quinto episodio su The Sims 4, signori, con il nostro carissimo Tino Ammazza, continuiamo la sua avventura. Allora ragazzuti, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, signori. E oggi, quinto episodio pieno di novità. Intanto il nostro Tino è al computer che sta scrivendo il suo libro, per chi non lo sapesse Tino sta anche scrivendo un libro, su come fare soldi in maniera molto facile. In maniera molto facile. In questo episodio ci sono delle novità, signori. Intanto ti smetti di scrivere e vai alla, impara a fare un mixologo, così abbiamo così miglioriamo, diciamo, la nostra, vediamo, otteniamo una promozione. Ecco, non mi usciva il termine tecnico, signori. Otteniamo una promozione e saliamo di livello e diventiamo qualcosa di interessante nel mondo della cucina. Ci sono delle novità, signori, perché intanto che abbiamo dei nuovi vicini di casa che oggi andremo a conoscere. E poi c'è una novità molto importante, signori, una novità molto importante, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ci siamo riprodotti, è nato Roberto Langbarg, che dobbiamo cambiare il nome perché lo riconosciamo, signori, è il figlio della Langbarg, che non si chiama più Langbarg, signori, perché ho cambiato i nomi a tutti, ho cambiato i nomi a tutti, noi siamo tra 11 giorni mancanti al passaggio, 11 giorni che passiamo di età. Ottimo, ottimo, interessante. Abbiamo cambiato i nomi a tutti, signori. Vediamo se qua mi fa vedere un attimino il resoconto. Ecco, abbiamo Marta Donato, Silvia Rizzo, Travis Scott, abbiamo lasciato così, Daniela Lombardi, Laura Rinaldi e Liberty Lee. Abbiamo cambiato un pochino di nomi, però abbiamo perso tutte le amicizie del nostro vicinato, signori. Completamente tutte le amicizie. Bene, bene. Che cosa carina. Noi abbiamo dei bisogni da soddisfare? No. E allora facciamo una cosina, aumentiamo le tempistiche, raggiungiamo sto livello 2 di mixologia, dopodiché andiamo a conoscere i nostri vicini di casa nuovi. Non la voglio fare la notte brava, non me ne frega niente, sì, termine in anticipo. I nostri nuovi vicini di casa, signori, e poi andremo a conoscere il nostro figlio, signori. Che momento emozionante, che momento emozionante. Oh, perfetto, abbiamo raggiunto il livello 2 di mixologia, perfetto, quindi al lavoro ora dovremmo essere completi per una nuova promozione. Preparate il cibo, mix. Ah, dobbiamo preparare il cibo. Bah, non mixare più nulla, basta così. Allora, vabbè, devi mangiare, no, vuole dormire lui. Cucina, prepari un pasto da gourmet, signori. Di cosa stiamo parlando? Tempura di verdure, vai, dai, dai, zio. Tempura. In tutto questo, signori, abbiamo finito i soldi. Quindi dobbiamo trovare un altro modo per rifare i soldi, perché da 25.000 che avevamo avuto grazie al rapimento siamo scesi a 6.000 simoleon. Questa cosa non va per niente bene. Quindi dovremmo anche un attimino inventarci qualche altra cosa per rifare qualche altro soldino. Vediamo, vediamo un attimino, signori. Ok, signori, allora vediamo un attimino dove sono i nostri vicini. Andiamo a trovare trasferisci, no, visita alla residenza, signori. Andiamo a trovare, ci andiamo con qualcuno? Ma no, no, ci andiamo da soli, signori, ci andiamo da soli e andiamo a conoscere i nostri primi vicini che stanno qua, guardando che ci siano in casa e non ci abbiano fatto venire qui in maniera inutile. Bussiamo alla porta. I nostri vicini si chiamano la famiglia Ladruncoli. Il nome non è proprio dei migliori. Oh, salve, entra pure. Oh, eccoli qui, conosciamo i nuovi vicini, signori. Marco Ladruncolo. Presentazione allegra, e presentiamoci anche alla moglie che si chiama Giorgia Rossi. Presentazione amichevole anche con lei. Che problemi ha? Beh, ok, siamo seduti a tavola, stiamo chiacchierando del più e del meno. Facciamoci dei nuovi amici, signori, dei nuovi amici. Ma perché problemi hanno? Perché quello mi ha ruttato in faccia? Non capisco perché tutto questo nervosismo, però va bene. Siamo leggermente arrabbiati, non so perché il mio amico sia arrabbiato, però va bene. Tutti se ne sono andati e noi siamo rimasti seduti qua. Ma non mi sembra molto corretta come cosa. Riusciamo a chiacchierare con questi? Allora, chiacchieriamo con la moglie. Noi abbiamo l'obiettivo sempre delle mogli. Complimenti per la casa. Dove stai andando? Tino, perché devi andare in bagno, Ti? No, dovresti dormire e farti una doccia, ma non è un problema, no, non è un problema, non è un problema. Oh, parliamo con la moglie, salve. Che cosa interessante. Vi siete trasferiti da poco qua? Cosa fate nella vita? Perché il cognome, no? Incendio, come incendio? Ma che cazzarolo, interazione non disponibile. Spegni, zio, invece di scappare. Che fai? Scappato? Tino, Tino, è scappato. Dovevi aiutare a spegnere l'incendio, gli sta andando a fuoco la casa. Tino, dai, fai l'uomo, Tino, fai. Perché si sono cambiati? Grande Tino, bravissimo. Meno male che c'era Tino, signori, meno male che c'era Tino. Abbiamo preso fuoco pure noi.
Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Tino? Tino, stai bruciando, Tino? Tino, spegni le fiamme, Tino, stai bruciando, Tino? Cosa cazzarola ho appena visto? Cosa cazzarola è appena successo, signori? Torniamocene subito a casa, siamo una cube di furigine. Cosa cazzarola è appena successo? Dove sono questi? Questi sono scappati. Sì, zio, lo so, devi andarti a fare una doccia. Fatti, fai la doccia. Dai, bravo, bravo. Anche perché tra un po' noi dobbiamo anche andare a lavare. Quindi fai la doccia, dopodiché mangiamo. Mangia tempura di verdure. Cazzarola, hai fatto, hai cucinato per quale? E, no, e neanche mangi, zio. Dico, l'ABC, l'ABC. Fatti una bella doccia, perfetto. Poi mangiamo. Oh, mamma mia. Quindi a questi li abbiamo conosciuti? Li abbiamo conosciuti a quel, come cazzo, Lucia, sì, Giorgio e Marco, che non abbiamo scritto minimamente amicizia, gli stava a scoppiare la casa, però va bene, dettagli, dettagli. Signori, Tina è tornato, abbiamo ottenuto un'ultima promozione, siamo promossi a Mixology, guadagna 10 in più e anche ricevuto il seguente bonus al lavandino da cucina Uber. Solo il suo turno sarà sabato alle 18, perfetto, allora zia, intanto vai a dormire perché ti vedo un poco provato, un pochino provato. Questo chiudiamola e capiamo. Raggiungi livello 3 di mixologia. Ok, raggiungi livello 3 di cucina. Prepara o mixa delle bevande non iniziato. Va bene, va bene. Questo possiamo fare. Intanto abbiamo una casa che sta andando, che è terribile, signori. È terribile. È terribile lo stato della nostra casa in questo momento. È terribile. Lo stereo si è distrutto. Lo stereo si è distrutto. Vabbè, lo ripareremo dopo. Lo ripareremo dopo. Appena Tino si alza, signori, vediamo se si ripiglia perché lo vedo abbastanza provato. Tra l'altro, non si sta più divertendo, ma non ci posso fare nulla. L'importante è che recuperiamo un attimino il sonno. Poi devi venire qua, devi usare e dobbiamo anche un attimino pulire, zio. Butta via. Porca miseria, è una casa che è veramente uno squallore. Ripulisci questo, ripulisci questo. E poi cuciniamo, cucina, prepara un pasto gourmet. No, aspettate, scusate, ho letto un'altra cosa. Ho letto un'altra, cucina un pasto grandioso, ecco. Cena a base di tacchino al tofu. Così, proprio noi siamo così, facciamo il cibo e poi lo buttiamo. Non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa. Dai, Dino, che dobbiamo andare a conoscere gli altri vicini e rimane sempre da conoscere il nostro figlio, porca miseria. Ok, signori, siamo riusciti un attimino. Salve! Salve, scusi, 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 presentazione amichevole. Questi sono i nostri nuovi vicini, signori, che non mi ricordo come cazzo si chiamano, però lo scopriremo prossimamente. Salve, saluto a tutti, bene. Hello, hello, bussa alla porta. E andiamo a conoscere i nostri nuovi vicini. Sono riuscito a fare un attimino tutto, più o meno a ritirarlo su di morale, signori. Oh, eccoli qua, signori. Lui sta parlando con la tizia. Ok, entriamo. Presentazione amichevole, che bella figlia che hanno, Tino, 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 io direi di concentrarci sulla figlia, Tino mio. Salve, qui sono i genitori, salve, buongiorno, salve, benvenuti nel nuovo quartiere, qui è tutto tranquillo, non vi preoccupate, siamo tutti delle brave persone, non vi preoccupate, tutto bene, sì, abbiamo voglia di soldi e voglia di amicizia, di amicizia, sì, tutto bene, quel che finisce bene. Stanno parlando di popcorn, del più e del meno, ok, che cosa carina. No, interessa soprattutto conoscere la figlia, che non è per niente male la figlia, signori. Dobbiamo parlare con la figlia, discuti degli interessi, ci interessa la figlia, signori. La figlia non è per niente male. Salve, salve. Noi in tutto questo a che ora andiamo a lavorare? Scusatemi. Alle 18. Ah, voglia, abbiamo tutto il tempo per parlare con questi di qua, conosce la figlia, conosce. È teso il nostro Tino perché vorrebbe divertirsi. Ah, che paranoia, Tino mio. Che paranoia. Altre scelte. Buffo. Racconta una storia buffa. Altre scelte. Buffo. Vediamo se così fa un'imitazione. Vediamo se così riesce un attimino a riprendersi la sua. Altre scelte, buffo, racconta una storia buffa. Non riusciamo a essere buffi, ma di che stiamo a parlare? Complimenti per la casa. Abbiamo fatto un fail terribile, signori. Abbiamo fatto un fail terribile. Disputa, no.
Rallegra. Stiamo rovinando tutto. Stiamo proprio antipatici a questi. Questi stanno chiacchierando per i fatti loro. Oh, finalmente. Siamo riusciti a staccare la figlia dai genitori. Oh, meno male. Dobbiamo riguardare un attimo il rapporto con la figlia che... No, che già se ne sta andando. Non ci sopporta. No, lascia il libro a terra. Bene. Ok. Riusciremo... Scarnisci? No, insulta per la casa, disputa? No. Bravi, bravi, parlate, parlate, amichevole, amichevole, bravi, bravi, bravi. Chiede la carriera, ancora. Dobbiamo recuperare questa condivisione. No. Parla del tempo nuvoloso. Signori, è nato pure... Perché questa era pure incinta? Ciao, Tino, sono Daniela, volevo informarti che ho avuto appena Sofia, una splendida femminuccia. Oh, porca miseria. Oh, perché siamo diventati genitori di due bambini e non sappiamo nemmeno... La situazione mi sta sfuggendo di mano, signore. La situazione mi sta sfuggendo di mano. In tutto questo, tra mezz'ora noi inizieremo a lavorare e io direi anche di salutare la madre, che non è neanche tanto male la madre. Chiede la sua giornata. La madre è anche graziosa. E detto questo, io direi anche di tornarcene velocemente a casa perché la situazione si sta facendo molto complicata, signori. Siamo diventati papà di due genitori, di due figli. Senza averne bene aver capito come sia successo, quando sia successo, quando sì, nello scorso episodio, ma troppo velocemente, signori, troppo velocemente. In tutto questo, torniamo un attimo a casa. Saluta tutti e torniamo a casa. Saluta tutti e torniamo a casa. Ciao cari, sì, voi rimanete a parlare lì nel patio. Ok, signori, siamo a casa. Vediamo quale necessità abbiamo. Nessuna per la quale. Un'altra della mia vicina dice che un bacio dato al festa del Lillo vale come 10 dati in qualsiasi altro posto. Vuoi andare? No, zia. Porta con te degli amici? No, perché dobbiamo andare a lavorare. No, qui noi lavoriamo. Qui, questi non fanno niente tutto il giorno. Noi dobbiamo pensare a lavorare, signori. Che cos'è? Ah, dovevamo riparare questo prima di andarcene. Ripara. Riusciamo a ripararlo prima di andare a lavorare? Riusciamo a ripararlo prima di andare a lavorare? Cosa sta facendo? Cosa stai facendo? Non fare niente. Non fare niente. Vattene a lavorare, senti a me. Vattene, dai, che è la cosa migliore. Via, vai, veloce, rapido e indolore. Mamma mia. Ok,